Qua. Buon pomeriggio. Ciao Ari, ben trovata. Salutiamo Arianna di Pasquale di Lazio Press. Sempre precisa, alla grande. Sì, ero lì che intanto però ascoltavo i tuoi consigli, perché ho qualche giocatore che ti hanno chiesto, quindi stavo prendendo spunti e suggerimenti. Ok, allora chiedimeli direttamente, ne approfittiamo, tanto. Ti seguo, quindi io poi li ascolto ogni settimana i tuoi consigli, anche se non sto andando Grande. benissimo perché poi faccio di testa mia forse, quindi No, devo un tu, po' ma seguirti di più. devi fare di testa tua, sempre devi fare di testa tua, perché poi non bisogna avere, come posso dire, se ti devi incavolare, ti devi incavolare con te stessa. Ok? Io invece volevo la scusa per arrabbiarmi con te, invece Ma io niente. infatti per quello che... Aspetta che ho... Perché ho il doppio? Ok. C'era un ritorno di... Ok. Adesso ho rimesso bene. Sì. Ogni tanto si sfasa. Aspetta, vediamo un po'. Ok, non ho più il ritorno. Perfetto. Allora, guarda, ti fanno subito una bella domanda. Chi sarà il rigorista Immagino. della Lazio? E qui ti voglio. Qui questa è una bellissima domanda perché in molti dicono Luis Alberto, ma Luis Alberto lo sappiamo che con Mister Sarri non è detto che sia in campo. Quindi tra coloro che rimangono, cioè che effettivamente ci sarà in campo è Milinkovic, ma non è lui l'addetto ai penalty, no? Quindi lo escludiamo almeno. Quindi diciamo che qualora giocasse Luis Alberto, sicuramente andrebbe lui al dischetto. Sì, sarebbe Zaccagni, come lo vedi? Zaccagni, io credo che non abbia mai, vabbè, a parte finché c'è Immobile, chiaramente in casa Lazio è difficile poi pensare al sostituto perché chiaramente sono tutti suoi. Mi ricordo, no, che comunque è stato anche molto gentile a lasciarli, nonostante, no, ci ricordiamo. Per esempio Caicedo forse che aveva avuto modo di tirarlo nonostante Immobile fosse poi in corsa per il titolo di capocannoniere. Quindi tolta questa parentesi, Zaccagni sicuramente sarebbe uno dei probabili, però a mio avviso qualora non giocasse Luis Alberto non sarebbe il primo nome. Uno tra Felipe, mi viene da dire, o Pedro Ok. saranno, insomma, nella gerarchia potrebbero venire prima di lui. Allora, vedo che c'è anche l'avversario. Lo facciamo entrare, Patrick, dammi l'ok. Eccoci qua, eccoci qua. Ciao ragazzi, Ciao buon pomeriggio. Patrick, Ciao, buon benvenuto. pomeriggio. Non so se vi conosciate voi due. No, di persona no, di persona non ci siamo. Però ti sento male, lo sai, Patrick? Prova a parlare. No, non ti sentiamo bene, Patrick, lo sai? Prova a entrare e riuscire. Vediamo un attimino se riusciamo. No, adesso è tolto l'audio. Adesso vediamo un po', vediamo un po'. La Prova a partita è vedere. difficile, il collegamento è altrettanto Vabbè, complicato. altrimenti. Sì, ovviamente Zaccagni li ha già tirati a Verona, però con la Lazio Sì. non li ha mai tirati. È un complimento, eh? Bellissima come sempre. Hai visto? C'è l'spasimante. Antonio. Hai visto? Allora, poi. Vediamo un po' se Patrick. No, non ce l'abbiamo ancora. Allora, proseguiamo con le risposte alle domande. Allora, ciao, Righi e De Ketter giocano titolari? Penso proprio di no, anche perché De Ketter da oggi in gruppo, Righi è indietro nelle gerarchie rispetto a Giroud e Rebic. Riproviamo il collegamento, quindi nessuno dei due crede Zipollo. Proviamo, prova Patrick. Ciao ragazzi, mi sentite adesso? Grandissimo, grandissimo Patrick. Ciao. Ciao a tutti, ciao a Vi tutti. metto anche ovviamente Contro. Atalanta-Lazio, che è in casa l'Atalanta. Grazie mille ragazzi, ovviamente, per aver accettato questo invito. Andiamo un po' a presentare Patrick Iannarelli, è venuto più volte, segue l'Atalanta per tutto il mercato web, Corriere dello Sport.
e anche Arianna Di Pasquale è venuta più volte, quindi ho rotto le scatole ad entrambi più volte, di Lazio Pressing. Pareva giusto, visto che c'è Atalanta-Lazio e visto anche tutto quello che sta succedendo nel campionato, anche in ottica fantacalcio, i vari infortuni, sembrava quasi la partita, Patrick, inizio da te, sembrava quasi la partita delle grandi assenze, ovvero Zapata e Immobile. Sì. Immobile, ahimè, sappiamo che starà out, però Zapata oggi ha giocato in amichevole, è entrato da subentrante. Cosa ci sai dire riguardo alla possibilità di Zapata? Sì, tra l'altro torno proprio da Zingoni, ho assistito all'amichevole di oggi tra Atalanta e Ponte San Pietro, una formazione di Serie D. Ha giocato innanzitutto Musso, che è tornato in campo dopo la frattura dello zigomo contro la Roma, e ha giocato per un'oretta circa, non subendo nemmeno gol, giocando con questa maschera protettiva che gli ha consentito il rientro. Per quanto riguarda Zapata, ho visto abbastanza bene. Innanzitutto è dimagrito tantissimo, non che fosse fuori forma, però si vede che si è asciugato molto, e per un giocatore come lui è importante anche per recuperare meglio la forma fisica. Qualche scatto, soprattutto con la coscia d'appoggio, quella che in cui si è infortunato, ha sfiorato il gol in un paio di occasioni, ha fatto un assist per Lokman, che ha preso questo vizio del gol negli ultimi periodi, nonostante qualche andamento alto e basso con l'Eister e con l'Ipsia. Dunque buone notizie anche per Jim City, che ha rigiocato anche lui dopo l'assenza dei campi per via della frattura al perone. Però penso che comunque la formazione più o meno è quella che ci promuove. Sì, perché allora Scalvini, poi nel secondo tempo ha giocato Scalvini, De Ron con Combiner trequartista, okay. Però diciamo che c'era Zapata e Lokman in campo, difficile capire se fosse o meno quella titolare. Non credo che davanti al pubblico e davanti ai giornalisti Gasperini abbia schierato la formazione titolare. Però ecco, credo più o meno Sportiello, Scalvini, o Colli, Demiral, Scalvini, Atebuer che torna dalla squalifica, De Ron, Combiner, Soppi. Sì, non credo Mele, lo sta facendo benissimo nell'ultimo periodo, è un po' impreciso soprattutto in zona gol, arriva sempre ma sbaglia molto, e Lokman Pasalic alle spalle di Muriel, Ederson ancora non riesce ad ingranare bene praticamente la formazione, tolto Atebuer che abbiamo visto contro il Sassuolo. Ok, questo un po', e poi entriamo un po' nel dettaglio. Invece in casa Lazio c'è questa assenza di Immobile, e quindi ti dico, rispetto alla formazione che abbiamo messo, Arianna, c'è la possibilità che veramente Felipe Anderson possa essere il falso 9, come già lo scorso campionato era capitato? Sì, sicuramente per Bergamo l'opzione, insomma, più accreditata è questa che vediamo, questo tridente, insomma, che è in grafica. Poi sicuramente Sarri sta studiando più soluzioni in questa settimana in cui, diciamo, ha maggiore tempo, no? Perché poi è l'unica settimana senza impegni di coppa o turni infrasettimanali di campionato, quindi già si sta portando un po' avanti il lavoro. Però ripeto, per Bergamo quasi sicuramente, insomma, schiererà Felipe Anderson come falso 9, perché è poi la posizione in cui l'abbiamo visto, come dicevi tu, anche nella scorsa stagione, quindi il giocatore che al momento gli garantisce una migliore riuscita, se vogliamo, anche se poi contro l'Udinese non è stato così incisivo, però sappiamo, insomma, anche quello che è stato l'avversario. Per ritrovarsi così di punto in bianco senza Immobile è stato un contraccolpo sia dal punto di vista tecnico, insomma, per la squadra, che anche mentale, se vogliamo, no? Quindi sì, a Bergamo sarà con molta probabilità questa la formazione. Credo che in difesa torni Patrick, o almeno quelli erano i sentori, anche se oggi la Lazio... Il mio amico Patrick. Il tuo amico Patrick, sì. La Lazio quest'oggi ha svolto due sedute di lavoro, una sta terminando ora perché è iniziata nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, e in mattinata erano assenti sia Radu che appunto lo stesso Patrick, quindi poi sarà da valutare se è stato un semplice riposo oppure c'è dell'altro dietro a queste assenze. Ad ogni modo, insomma, fino a ieri la sensazione era che tornasse Patrick in coppia con Romagnoli. Ok, ci sono, ragazzi, stavo cercando di illuminarvi un po' perché sentiamo un po' work in progress, Patrick. Sì, scusate il rumore, ma ecco, adesso va. Non ti preoccupare, meglio. Ma ci mancherebbe. Allora, adesso giro un po' di domande, ecco, sull'Atalanta, e la riprendo. Ci sono due nomi, detto di Zapata,
Malinowski, che cosa bisogna fare con Malinowski? Che consiglio puoi dare? Perché sono giorni ormai, ma Malinowski, ma Malinowski. Allora, Ruslan, che è un carissimo ragazzo, purtroppo sta vivendo una situazione particolare perché non ci scordiamo, insomma, cosa sta accadendo nel paese di Malinowski. E ho saputo che comunque ha coinvolto anche parecchi parenti, sia suoi che della moglie. Quindi, comunque, ricordiamoci, magari noi ce ne rendiamo poco conto. E già a livello personale, nonostante tutto un super professionista, questo ci tenevo a dirlo perché comunque certo deve pur giocare, deve andare avanti nel suo lavoro, però ovviamente ha questa sezione particolare un po' che va al di fuori del calcio. Però detto questo, c'è cioè, secondo me quella discussione pre-campionato ha portato qualche scoria all'interno dello spogliatoio. È pur vero che Gasperini, come abbiamo detto più volte, risulterà antipatico, però fa giocare chi è più in forma. Malinowski, nonostante masse magre, come confermato dalla moglie su Instagram, Ma comunque infatti. non approccia bene il campo. Quando entra non fa la differenza, quindi comunque al momento, poi in quel ruolo lì c'è Lokman, ragazzi miei, è difficile toglierlo, perché comunque continua a far gol, a segnare. Da esterno rendeva poco, o meglio, segnava anche da esterno, ho visto qualche numero, però con l'Ester ha fatto 6 gol. Nonostante abbia giocato diverse partite titolare, in Italia ha già fatti 4, quindi comunque da seconda punta, trequartista, seconda punta è davvero devastante. È difficile anche togliere qualcuno del genere dal campo. Tra gli 11-12 che stanno facendo bene, è difficile anche scegliere come Toloi. Toloi è uscito fuori perché si è fatto male, se no Poli praticamente avrebbe, secondo me, scaldato la panchina fino alla fine del mondiale, perché Toloi era una forma strepitosa. Stesso discorso per Dron Kumanec, chi togli adesso dei due? Beh, non Cioè, puoi stesso toglierli sicuramente. no, stesso discorso. Ma sono io che faccio rumore? Scusate, se sono io, tolgo subito. Con Pasalic, Lokman, Pasalic stesso si è divorato un gol col Sassuolo e poi ne ha fatto uno, quindi comunque Pasalic segna, Lokman segna e fa assist, Muriel si è sbattuto parecchio per la squadra, quindi è difficile farlo giocare Malinowski, secondo me, fino al Mondiale difficilmente verrà al campo, anche perché il problema dell'Atalanta è contrario a quello della Lazio, in questo caso, che non ha le coppe, nemmeno la Coppa Italia. Quindi in questo momento, quindi praticamente sono 5 partite secche, addirittura per far giocare Gasperini organizza amichevoli durante la settimana, quindi E fa figurati un che po'. sta portando, è più quasi una questione scaramantica anche perché non li facevano, le hanno fatte quest'anno oppure proprio per necessità pensi che facciano questi amichevoli per tenere un po' il ritmo? No, ti racconto questa cosa, cioè Gasperini era talmente tanto fissato con questa amichevoli che ne organizzò una dopo Atalanta-Valencia 4-1, e il giorno dopo fummo chiamati a Zingonia per un'amichevole, quindi cioè il giovedì poi, insomma, non era che un giorno, non so, lunedì. No, Gasperini vuole intensità, tanta intensità. Allenamenti sono veramente massacranti, quindi lui vuole che la squadra giochi ogni 2 giorni a settimana. Vero che comunque, nonostante la fiera resistenza del Ponte San Pietro, i ritmi non erano elevatissimi quest'oggi, però comunque non abbassi mai la guardia. Anche in partita oggi ci ha fatto una testa tanta, continuava a ripetere indicazioni, perché comunque è un allenatore che ci tiene a questo tipo di questo, a questo modus operandi. Quindi, al di là, anche scaramantico, perché Gasperini dice di no, ma neppure Sotto scaramantico. sotto. Guarda caso, fa conferenze stampa quando vince, non le fa quando perde. Quindi, insomma, è un po' Sappiamo un po'. scaramantico. Sì, è un po' un tipo che, ma almeno io gli voglio bene, perché a me piacciono i tipi come Sarri, come Gasperini, che non sono mai banali davanti al microfono. Infatti ci sarà da divertirsi, secondo me, Ma questo sì, weekend. scuse, insulti, va bene tutto. Sono un po' vecchia maniera, come sai, io sul calcio Esatto. sono un po' vecchia maniera. No, al calcio moderno lo sappiamo, Patrick, ovviamente. E invece, allora, Ari, Luis Alberto, vista l'assenza di Immobile, necessariamente sarà in campo, vero? Non penso che verrà rischiato Vecino.
o no? Tu dici, insomma, proprio per quello che dicevamo di Sarri, perché Sarri non è comunque una persona che sta sempre negli schemi, diciamo, per me Vesino, come ha dimostrato lo stesso tecnico, per lui rappresenta una garanzia, un po' un giocatore alla Pedro, no? Poi questi giocatori che piacciono a lui, che lui già ha allenato, quindi nel corso della carriera, e di cui si fida ciecamente. Quindi io questa mano sul fuoco sinceramente non la metterei. Dico sì che con molta probabilità ci sarà Luis Alberto in campo per dare un po' di qualità, un maggior aiuto anche in fase offensiva, visto che appunto, come sottolineiamo già dall'inizio diretta, insomma, non ci sarà Immobile. Quindi con molta probabilità sì, ci sarà Luis Alberto in campo, anche perché in corsa si parlava in questi giorni di una possibile chance anche per lui davanti, ma diciamo che diventa un po' tutto relativo perché in questi giorni ne hanno dette di ogni. Considerate soltanto che ieri pomeriggio Sarri nelle prove ha anche provato Lazzari da esterno nel tridente, quindi si sta dando sicuramente numerose chance da qui alle 7 gare che restano prima dello stop. E tra l'altro sappiamo che negli ultimi anni Atalanta-Lazio, Lazio-Atalanta è sempre stata una partita ricca di gol, però quest'anno entrambe le squadre subiscono poche reti. Quindi quest'anno c'è il rischio, visto l'andamento di entrambe, addirittura provvedere le 5 giornate che non subisce reti, Sportiello-Musso, Sportiello più di Musso ad oggi, Patrick. Sì, penso di sì, Luca, perché comunque, oddio, non è detto, perché comunque Cioè, gli consigli di assegni schierare tipica. entrambi con copertura? Perché non lo sappiamo, ovviamente. Sì, perché comunque, allora, se ha giocato con la mascherina, è vero che la mascherina protettiva può essere messa anche se la frattura è totalmente ricostruita, ricucita, però comunque Musso è sembrato abbastanza recuperato sotto tutti i punti di vista. E Gasperini preferisce più Musso perché comunque è anche un investimento che ha voluto lui, quindi a prescindere da quello lo schiera quasi, quasi sempre. Tant'è vero che l'alternanza dei portieri, se ti ricordi, l'Atalanta è sempre stato un tema Una in questi casi. consuetudine. E l'anno scorso no, in realtà, nonostante Musso non sia andato bene, quest'anno molto meglio. Quindi secondo me dipenderà comunque da come risponderanno. Gasperini non è uno che sceglie prima, ma si tiene sempre le ultime ore, addirittura fa una rifinitura la mattina, quindi però io la copertura non sono così convinto, più Zapata out che Musso, perché Musso comunque si tratta di una frattura e quando ci sono state delle fratture, non nello spogliatoio, ma proprio fisiche dei giocatori, Gasperini, se il giocatore è recuperato, lo mandava in campo perché comunque diceva comunque la frattura quando recuperi è ricucita, è finita, devi solo rimetterti a posto fisicamente. Muscolarmente invece con Zapata secondo me rischierà meno, quindi più Musso magari lo darei al 40%, 50%, non escluso a priori. Ok, questa è un'ottima notizia. E ti chiedo sempre, perché c'è un'altra domanda. E invece capitolo Højlund, che oggi ha fatto una Oggi ho fatto tripletta, tripletta. ma Oggi ho fatto tripletta, c'è sì. la possibilità che possa partire titolare? È un po', non dico sceso nelle gerarchie, è ovvio che comunque rientrando anche Zapata, a quel punto c'è Zapata, c'è Muriel e Højlund è la terza scelta. Ma dipenderà secondo me anche come si allenerà Højlund in questi 2 giorni, perché comunque è un giocatore che di personalità mi è piaciuto molto in alcune partite in cui chiamava palla in profondità, cioè non si è messo tanta paura di strigliare i compagni quando non vedevano il movimento, quindi è un giocatore che piace molto e vedo che si gasa quando Gavi Stadium lo spinge, quindi non è così campata in aria l'ipotesi. Di sicuro, se Zapata, però Luca, siamo qui un'altra volta di parlarci di Zapata, che sappiamo entrambi come la pensiamo. Duan è un carissimo ragazzo, pure lui, che per carità di Dio, ma sta sempre male, quindi difficile anche dire faccio partire Højlund in prestito. Se Zapata si rifà male, poi secondo me l'Atalanta Con non anche si Muriel, che spinge. non è che sia integro al 100%, sappiamo un po'. Sì, oggi per esempio si è allenato a parte per smaltire qualche scoria, cioè parliamo sempre di 2 giocatori che per carità, qualità, grandissime qualità, però rischiano sempre fisicamente,
Poi Zapata davvero è stato fuori tantissime partite, abbiamo fatto il calcolo, la sforza, ma credo sia aumentato in maniera vertiginosa perché ha saltato 2 mesi e mezzo, no, 1 mese e mezzo, scusate, da Torino, dalla partita col Torino che era la quarta giornata, questa è cioè, 6 partite cominciano ad essere un po' troppe, quindi secondo me l'Hojlund non verrà dato via, anzi ti dirò di più, se ci sarà un'offerta congrua, credo che l'Atalanta magari ragionerà come al solito e valuterà tutte le offerte, anche se il nome di Zapata è abbastanza pesante, però se devi, è comunque un giocatore di 32 anni, non è immobile, ecco, Ecco, agghiacciandomi alla Lazio non è immobile, cioè immobile lo aspetti e lo schieri anche a 34 anni, perché ti dà una sicurezza in più. Zapata lo scorso anno ha fatto 9 gol, e tante quindi assenze, perché... e tante, tante assenze. Tante assenze, sì. A livello di fantacalcio è difficile, cioè non è conveniente aver preso Zapata e secondo me è meglio Ecco, Hojlund. hai capito? Hai capito chi è che ha preso Preso Zapata? Vedi, perché lei Damian dice Lillard, che se ci dire. segue, e invece il Sì. Zapata, che avevamo detto, non è un primo No, slot, ma no, no, c'era no, anche però Patrick testimone, su, ti ricordi? giustificati, giustificati, Vai. dai. No, perché ho pensato, dico, forse se non lo prende nessuno c'è un motivo, forse queste tante assenze non le avevo prese in considerazione. Per me l'Atalanta è sempre stata una macchina da gol, quindi ho detto uno vale l'altro, un attaccante dell'Atalanta lo prendo quest'anno. E ho preso poi quello che si è infortunato da lì a 2 settimane praticamente, da quando io ho fatto l'asta. Quindi non ho avuto un'ottima riuscita al mio acquisto. Ammetto, vi seguirò, cioè vi seguo già, ma ascolterò anche i vostri consigli dal prossimo anno. Anzi, già dall'asta Ecco, di forse è riparazione. ancora peggio, forse è ancora peggio, cioè, ammesso che ti segue, ma ha detto che non ha ascoltato i consigli. Ma c'è sempre il ma, No, perché sempre il Luca ma. dice sempre vai di fare di testa propria alla fine, perché non vuole troppe responsabilità, quindi No, no, che volevo in poi non qualche dormo la modo. notte, no, no, non scherziamo, non scherziamo assolutamente. Andando un po' invece al capitolo Lazio, ecco, Dimmi. Provedel, si può rischiare nella sfida contro l'Atalanta? Visto che 5 partite che non prende gol. Questo è proprio quello che dicevo poc'anzi, insomma, che l'Atalanta comunque è da anni ormai a fasi un po' più alterne di recente, ma una macchina da gol, quindi Meno, però rispetto all'anno scorso. esatto, sì, infatti, Quindi. no, quest'anno magari un po' meno nelle goleate, insomma, però diciamo che è una squadra chiaramente molto offensiva, quindi se proprio, no, no, fiducia a prove, dai, rimango il Quindi su pensiero. questo Prove o Dragoschi, che lo Spezia gioca a Salerno, metteresti Mica Provedel? facile. Capito? Non lo so, però io siccome non ho prove dell'altro, vi garantisco che toglierlo di mezzo per qualche settimana forse farebbe respirare meglio il vostro fantacalcio, perché il mio ne sta risentendo tremendamente, quindi non so voi, mi affiderei a prove Ari, hai già tirato fuori due nomi nel giro di pochi minuti, Zapata, Drogoski. No, e se Avevi vi detto dico che non che ti stava andando bene il fantacalcio, ma... no, se vi dico anche che ho Vlahovic, il giorno in cui poi Allegri ha deciso così di punto in bianco di toglierlo per farlo riposare, cioè vi ho detto tutto, no? Quindi possiamo stare sereni, insomma, ecco, giusto Abbiamo lo domenica è scoop, ecco tornato chi è che ha Allegri. preso Vlahovic quest'anno che lo sta bloccando. Di' la verità, Ari. Motivo per il quale non ho mai preso Immobile Fai al fantacalcio e non lo prenderò mai. da brava, non Mai. cercare Immobile, ti prego, che già Mai. Ciruzzo non si tocca, però ragazzi, dai. io in una settimana ho perso Dybala Immobile e nell'altro avevo Berardi e Lukaku, benissimo proprio. Ah. Ma quest'anno si sono infortunati praticamente tutti, Anche se alcuni, purtroppo. Luca, voglio fare la polemica qua. Vai, vai, polemi, polemizza, polemizza. Alcuni infortuni sono molto molto sospetti, però. Al di là quello per Berardi, poveraccio, che non andrà al mondiale come tutta l'Italia, però alcuni che hai detto sono un po' troppo Dybala e Lukaku, un po'. No, beh, Dybala no, però Lukaku. Sì, c'era questa che doveva essere 20 giorni, poi sono diventati 40, poi sono diventati 50. Il mondiale Sì, ormai esatto. manca un mese praticamente, perché oggi è 20, fra un mese inizia 19. 18, credo 19, sì. Comunque, io mi rendo conto che effettivamente nessuno sa quando inizia esattamente il mondiale, cioè proprio.
Forse No, no, perché... ce ne renderemo conto fra un mese, ragazzi, quando vedremo gli altri giocare e noi dovremo fare il fantamondiale, capito? E a questo punto la finiremo. È così. Ragazzi, sono le 18:23, quindi vi faccio un'ultima domanda. Anzi, chiaramente mi permetto. Se Patrick vuole fare una domanda specifica ad Arianna, idem il contrario, perché comunque il minimo che posso fare è darvi udienza da questo punto di vista. Fate pure. Se A voi me volete. interessava molto il punto su Zapata, quindi devo dire che è stato piuttosto esauriente sia dal punto di vista proprio prettamente del campo che per il mio fantacalcio. Era questa la domanda che gli avrei fatto molto volentieri. Però ha detto che l'ha trovato in forma, quindi non per questa domenica. Io dalla prossima mi auguro che possa fare bene. Sì, penso proprio di sì, anche perché comunque cioè, è un giocatore secondo me devastante, soprattutto se inizia un pochino a aver fiducia. A parte Duvan, veramente si vede che ormai è spaventato quando scende in campo, credo che alcuni infortuni siano anche un po' psicosomatici perché davvero lo vedi anche oggi, appena fatto il primo affondo, subito spaventato, poi non ha fatto nulla praticamente, anche perché ovviamente sappiamo i ragazzi della Serie D. Lo marcavano a 3 metri, un po' per rispetto, un po' per altro. Però sì, Zapata, mi dispiace anche perché davvero poi al di là di tutto sono ragazzi che vediamo tutti i giorni e si allenano tanto, professionisti, anche non giocare, che è praticamente lo scopo principale. È difficile infortunarsi così tanto. Ma invece Arianna volevo fare una domanda perché ho avuto il piacere di farla Lazio domenica contro l'Udinese per TMV, ho seguito la partita e al di là dello 0-0 secondo me è stata una bella partita. Mi è piaciuto molto due giocatori che secondo me sono stati tra i migliori, anche se poi la Lazio è stata un po' col freno a mano tirato davanti. Uno è Zaccagni, che comunque a mio avviso ha fatto un po' Martire Becao, che praticamente l'ha steso ogni dribbling, Anche l'altro è Dodò, Casale se lo ricorda. e soprattutto Casale che comunque a parte ha fatto due salvataggi fondamentali, l'ho visto con parecchia personalità e quindi i loro due che secondo me hanno giocato anche la partita, ecco, qual è il loro campionato anche a livello dal punto di vista fantacalcistico. Sì, direi Zaccagni ormai sta diventando proprio una conferma, no? In casa Lazio, se c'era scetticismo lo scorso anno perché comunque cambiava piazza, una serie di eventi poi l'hanno portato anche a giocare parecchio e quest'anno con il fatto insomma che c'è Pedro che va in là con l'età, con il fatto che c'è anche l'Europa League, sicuramente Zaccagni sarà uno dei protagonisti. In conferenza stampa ricordo che proprio un paio di settimane fa quando hanno evidenziato altri colleghi la prestazione di Zaccagni, avevano chiesto al tecnico se fosse una risposta alla mancata convocazione in nazionale, no? Proprio per dire che comunque è strano che un giocatore che stia facendo così bene poi non venga visto da Mancini. E lo stesso Sarri ha risposto che comunque si allena, non deve dare risposte. Lui, ecco, sul campo si vede che è molto motivato. Poi parlavamo anche prima di magari situazioni personali, no? In questo momento lui è in attesa del primo figlio, quindi sicuramente per lui è un periodo molto intenso e molto positivo, come si può vedere dal campo. Insomma, quindi la speranza è che possa in qualche modo in questo periodo di assenza di Immobile dare quel qualcosa in più per sopperire a questa grande mancanza che la Lazio avrà a livello offensivo. Per quanto riguarda invece Casale, ha avuto poco spazio semplicemente perché Patrick, che Luca adora in modo particolare, si è destreggiato bene in questo avvio di campionato, no? Vuoi anche la presenza di Romagnoli, che comunque dà una mano non indifferente alla retroguardia biancoceleste. Però ricordiamo che Casale è un profilo fortemente voluto da Sarri, lo chiedeva già lo scorso anno a gennaio, quindi poi più volte ha detto di essere scontento visto che non era stato accontentato. Quindi a mio parere Casale potrà diventare un protagonista perché Sarri punta molto sul giocatore. Domenica, come dicevi anche tu, insomma, la prova è stata molto, molto importante, una bella prova, insomma, si è fatto trovare pronto e quindi sicuramente Sarri non ci rinuncerà. Ok, mi pare che. Allora, l'ultimissima che chiedono ancora, una curiosità. Perché secondo Arianna Luis Alberto gioca titolare quasi solo in Europa League? Allora, sappiamo insomma un po' di questo.
Di questo problema in casa Lazio, problema tra virgolette, però Luis Alberto è questo da anni, lo conosciamo tutti. Agli inizi di Inzaghi voleva smettere, voleva cambiare mestiere, poi comunque ha fatto il record di giocatore con più assist di stagione. Sfodera sempre dal cilindro giocate che lasciano tutti con gli occhi aperti, quindi forse il mestiere suo era proprio questo e non so perché 5 anni fa volesse cambiarlo. Tolto questo, magari è stato negli anni sempre coccolato da Inzaghi che sapeva come prenderlo, era per lui uno dei giocatori a cui il tecnico era più affezionato, dal quale quindi riusciva sempre ad ottenere il meglio. Quest'anno, lo scorso anno, già ha incontrato un tecnico che è poco avvezzo alle parole, insomma, parlano più i fatti per Sarri piuttosto che le polemiche extracampo. Quindi questa è la visione di Sarri, indiscutibile, non può in alcun modo, secondo me, Luis Alberto cercare di riappianare, anche perché proprio caratterialmente lui non riuscirebbe. E poi comunque, se vogliamo, resta sempre un giocatore scostante, tecnicamente di un certo livello, quindi di cui una squadra chiaramente non, per noi penso non potrebbe farne a meno, però anche è vero che è molto scostante, quindi se tu prendi Luis Alberto che non è in giornata, anche il, non lo so, anche la parte buona del carattere di Sarri potrebbe in qualche modo scendere in campo, insomma. Quindi per Sarri è questa la squadra, l'abbiamo visto già dall'anno scorso. Ha fatto soltanto un'eccezione con Lazzari, se vogliamo, Sarri, Ma rispetto a anche dopo un bel quelli. po', perché ce n'è Esatto, quindi voluto, proprio ha dovuto conquistarsi proprio cioè, il giocavano posto. Marusic e Sai, ricordiamolo. Esatto, però poi dopo non si è fatto scrupoli a togliere uno dei suoi fedelissimi, perché abbiamo visto, insomma, la riuscita di Meno Sarri a male. Roma non è così, non è stata così brillante fino a questo momento. Sono quei due giocatori, Isai da una parte e Mele dall'altra. Sono quei due giocatori che dici, ma a livello fantacalcistico li consigli? No, ma Mele magari ci aspettavamo chissà che cosa dopo quel famoso europeo, però mai pervenuto. Ultimissima, e poi vi lascio, promesso, l'ultimissima. Malinowski, Patrick, secondo te da schierare al fantacalcio, presumo per questa sfida contro la Lazio. Ma Fondamentalmente però allora, sai quali sono le alternative, tra l'altro. Scrivicele Dark al esatto, volo. allora, se non hai alternative magari ti puoi anche giocare uno slot, perché poi Gasperini è molto imprevedibile da questo punto di vista, tira fuori sempre una soluzione, anche perché con la Lazio secondo me sarà una partita molto bloccata Guarda un po' e le alternative. mancino Jasi e Juric, no, credo Juric, che gioca in casa la Salernitana, se gioca No, è Juricic Giurale. della Sampdoria. Ah, Giurice Sampdoria gioca a della Cremona. Sampdoria, sì, scusate. E Gyasi invece gioca a Salerno contro la Salernitana. Quindi sono tutti e due in trasferta. Più che altro se cerchi un titolare più uno dei due rispetto a Malinowski. Malinowski purtroppo potrebbe giocare, ripeto, potrebbe più entrare a gara in corso, ma difficilmente potrebbe giocare. Più che altro anche io faccio un discorso, un ragionamento dal punto di vista di della presenza cioè, chi togli ad oggi nell'Atalanta. Poi comunque con Romagnoli e Casale, che fisicamente sono molto piazzati, servono gente forte fisicamente, Pasalic, Malinowski spesso perde palla e quindi diventa un po' complicato. No, ma credo che difficilmente l'Atalanta si discosterà molto dalla formazione che abbiamo visto, salvo proprio sorprese clamorose o magari eventuali infortuni nell'arco delle prossime 48 ore, però stiamo parlando di una squadra che ormai è ben collaudata e parla la stessa lingua, Luca. E la cosa che mi ha dato la sensazione nelle ultime partite è stata quella che l'Atalanta in mezzo al campo parla la stessa lingua, ormai Lukman, Muriel, Pasalic stesso, uno, due tocchi e via. Contro la Lazio, che poi non ha un riferimento offensivo come Immobile, secondo me difficilmente Gasperini, Che però non è scusa. magari è ancora più difficile da decifrare senza Immobile. Mi Sì, ricorda il famoso difficile. Napoli con Mertens quando si Certo. infortunò Higuain. Però comunque al di là di questo, siamo davanti a una squadra che, cioè, poi Gasperini, ripeto, manda in campo veramente gli uomini più in forma, e Ruslan è un po' sottotono in questo momento. Ha giocato oggi, perché ha giocato nella formazione titolare. Però c'erano tanti volti in formazione titolare E poi anche questo pomeriggio. l'avversario comunque non era sicuramente, Sì. era un allenamento fondamentalmente, Ma mettiamola così. ha perso più che altro, ha perso anche oggi palloni un po' banali. Non è entrato bene, Non è non è entrato bene concentrato, beh, nemmeno. ovviamente, anche perché
È una situazione molto particolare. Esatto, Luca, ma a parte questo, poi sai, no? Le stagioni in cui davvero ti tirano la palla addosso e tu fai tutto, e stagioni in cui non riesci mai a controllarla, capitano a tutti, al di là dei problemi personali, no? Mi ricordo Carto, poi tra l'altro, qualche esempio ovviamente così, che è cambiato, perché poi dopo non hai fiducia, però ecco. Però sarà secondo me una bella gara, perché se l'Atalanta mette ancora qualcuno sul palleggiatore, come ha fatto l'Udinese, che Wallace praticamente si è attaccato come una cozza allo scoglio su Katagdi domenica scorsa e non l'ha mollata nemmeno un attimo, si è visto poi il palleggio esterno della Lazio per quel motivo. Bergamo fortunatamente però il campo è bello, bello Quindi sereno. non ci saranno, ce ne saranno altri. Io non vedo l'ora di sentire il post partita, fondamentalmente. Mi auguro, ecco, che non sia uno Post partita. 0-0. Questo è il discorso. Che non sia uno 0-0, secondo me è anche la partita più interessante di questa giornata, anche la Ma partita secondo più me un 3 a 3 equilibrata. così, Luca. Come vi dite? Cosa c'era dal 3-0 al 3-3? No. Era Roma, sì. Mi Stavi senti qui però? Adesso ti sento. Adesso ti sento. intanto mi salta il. Mi sentite adesso? Sì, ora sì. Ok. Aspetta, non posso essere ripreso. Ok. Abbiamo detto però sono le migliori difese, quindi questi tre gol e tre gol poi andrebbero a rovinare proprio le statistiche domenica. No, ma vi racconto questo aneddoto quando praticamente scherzando eravamo a seguire la Champions League col collega Andrea Lo Sapio sul mercato e io sparavo ogni volta, giochiamo se il 3-3, giochiamo se il 3-3. E allora con la prima a Villarreal 2-2, vabbè. La seconda a Manchester 3-2 per il Manchester e con Young Boys è finita 3-3 in casa dello Young Boys, però non ce la siamo giocati. Quando ti dicevo, giochiamoci tipo, no, giochiamoci 20 sterline su 3-3, cioè alla fine però non ho puntato i 20 franchi su 3-3, no, però Ragazzi, comunque. occhio, quindi 3-3, risultato esatto Atalanta-Lazio. Chi vuole, se lo giochi, vediamo un po'. Vediamo un po'. Poi chiaramente la provvigione va data a Patrick, mi Chiamiamo tutti raccomando. Patrick poi domenica sera. Assolutamente. Assolutamente. Ragazzi, io vi ringrazio, siamo andati anche Grazie a te. oltre il vostro tempo, vi ringrazio davvero, avete dato un'ampia panoramica di quella che, ripeto, secondo me è la partita più interessante di questa 11ª giornata. Vi romperò sicuramente in altre situazioni, ragazzi, Quando sapete che vuoi. ogni tanto arriva comunque il messaggio e magari l'ospitata. In bocca al lupo per la sfida, ovviamente per la prossima di campionato. Non dico nient'altro, io chi posso avere? Atalanta-Lazio, avevo Immobile. No, dell'Atalanta quest'anno alla fine non ho nessuno, incredibile. Ma hai detto però che era stata una scelta ponderata, Luca. Infatti, sì, la settimana scorsa ero primo, adesso vediamo un po' che cosa succederà. Ai posteri, l'ardua sentenza, ragazzi. Grazie ancora, buon lavoro, Grazie a buona te, Luca. serata, buon Ciao, ciao a weekend tutti. e mitici, veramente mitici. Grazie mille, ragazzi. Grazie, ciao a Grazie mille. tutti. Buona Ciao. serata, ciao ragazzi. Ciao 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 ciao.